Come avevo anticipato, do la parola al sindaco sull'argomento gettoni. Prego, sindaco. Alla luce di una serie di notifiche da parte di ex consiglieri comunali al comune relativamente al provvedimento scadenza, di richiesta di restituzione nei 120 giorni, con l'assistenza sentito e con la linea procedimentale indicata dal vice segretario generale Michele Pini, abbiamo condiviso l'azione di conformare l'attività amministrativa nel rispetto pieno della legge applicabile per prevenire l'insorgere di contenziosi non preceduti da una completa disamina di tutti i profili applicativi. Per questo, indicazione e condivisa da questa amministrazione, si intende procedere alla trasmissione di una segnalazione alla Procura Generale della Corte dei Conti di Bologna. Questa trasmissione sospende il termine dei 120 giorni per provvedere al rimborso, ferma restando la volontà di ogni singolo consigliere di poter comunque procedere autonomamente a questa restituzione. Concludendo, per rispondere anche a un question time che è stato inviato su questo tema, noi abbiamo anticipato le intenzioni, gli atti conseguenti saranno assunti e formalizzati nei prossimi giorni da parte del dirigente competente, cioè il vice segretario generale avvocato Michele Pini, che sta sostituendo il segretario generale in aspettativa per motivi familiari. Allora, il sindaco ha dato anche la risposta al question time. Allora, un attimo solo, le do la parola a Benigno e le faccio leggere anche il question time. Se il pubblico si permette ancora di alzarmi le mani contro dicendomi cosa devo fare, chiedo alla Polizia Municipale di farvi uscire. Va bene? Allora, legga il question time, consigliere. No, attenzione, attenzione. Allora. Non è giustato da parte del pubblico. Sì, non ci interessa. Interessa a me. Lei stia tranquillo. Adesso parlo io. Adesso parlo io, dopo parla lei. Non è educato essere additato quando io non ho da farmi additare da nessuno. Se faccio delle cose sbagliate, ci sono gli uffici competenti dentro e fuori al comune perché io non le faccia più. Io non intendo prendere lezioni da nessuno, in particolare da persone che non conosco. Capisco da dove deriva la sua paura, visto che il regolamento le dà... La paura non è un sostegno... No, non le lascio parlare. La paura se la tiene per sé. Io non ho paura proprio di niente e di nessuno. Sia ben chiaro. Le stavo dicendo che c'è un regolamento che le dà ampi poteri per gestire il vigile che è qui, che ha le sue dipendenze, per cui lei, se prende una decisione, la comunica al vigile, che agirà di conseguenza. Questo le volevo dire. Cosa si spaventa? Se fossero dita anche. Allora, il question time che ha presentato il Movimento 5 Stelle ci sarà l'illustrazione. Spero che lei la faccia fare. A seguito della nostra segnalazione, il Consiglio Comunale ha deliberato la rimozione dal regolamento comunale dell'erogazione del gettone della Conferenza dei Capigruppo e dell'Ufficio di Presidenza. Premesso che la segretaria generale del Comune, Lia Piraccini, ha disposto il recupero retroattivamente fino a 10 anni dell'indebito oggettivo formato dai gettoni indebitamente erogati, in ossequio ai pareri dell'Avvocatura Comunale, dell'ANCI, della Corte dei Conti, del Ministero dell'Interno, nonché della giurisprudenza largamente prevalente. Sono state quindi inviate lettere di messa in mora con richiesta di restituzione delle somme entro 120 giorni. Premesso che tale azione, obbligatoria per legge, ha però ricevuto in risposta una levata di scudi di quasi tutte le forze politiche, che è arrivata fino a ingerenze, a nostro parere, inaccettabili nei confronti del personale amministrativo ed in particolare della segretaria, che ha subito minacce di azioni legali per danni
nei suoi confronti da vari capigruppo e addirittura una richiesta di dimissione da parte di un consigliere capogruppo. Pochi giorni dopo la segretaria è entrata in aspettativa per la durata di quasi 2 anni, presumibilmente fino alla pensione, ed è stata sostituita dal vice segretario Michele Pini. Ieri sera abbiamo appreso dalle agenzie stampa che questa amministrazione ora farà retromarcia scegliendo di congelare la restituzione. Oltre a ravvisare un palese conflitto di interessi ed una invasione di campo del livello politico su quello amministrativo, riteniamo questa repentina retromarcia totalmente contraria alla legalità e difforme dalla normativa vigente. Tutto ciò premesso, interroghiamo il sindaco Drei al fine di conoscere quali atti amministrativi e i nomi dei dirigenti e funzionari che hanno sospeso i termini di 120 giorni della lettera di messa in mora ai consiglieri inviata dal segretario generale. Ok, lei sindaco. Sì, solo la parte conclusiva che si riferisce all'effettiva domanda fatta relativa agli atti conseguenti che saranno assunti e formalizzati nei prossimi giorni da parte del dirigente competente, vice segretario generale avvocato Michele Pini, che sta sostituendo il segretario generale in aspettativa per motivi familiari. Prego, consigliere Verzini, nei tempi. Sì, io vorrei chiedere una cosa a tutti i presenti. Immaginate cosa fareste voi... No, no, consigliere, i question time riguardano lei e il proponente è colui che risponde. I presenti ascoltano ma non rispondono. Vabbè, prego. Non ho chiesto di rispondere. È regolamento, lei tante volte Presidente. Me lo vuole insegnare, Presidente. Quindi glielo dico. Prego, consigliere, vada avanti. Anzi... Presidente, non butti via il briciolo di credibilità che le è rimasta interrompendomi continuamente. Lei inizi un minuto, inizi il suo intervento, ma non chieda nulla ai consiglieri. Mi interrompa, però. Prego. Allora, io vorrei chiedere retoricamente a tutti voi cosa fareste se al bar, dopo che avete preso un caffè, il barista vi desse per errore un resto superiore a quello che dovreste avere. Voi cosa fareste? Lo ridate indietro o ve lo tenete? Magari giustificandovi col fatto che è stato lui ad essersi sbagliato. Ebbene, questa è la stessa identica situazione, anche se ovviamente con cifre superiori. A nostro parere, quello che non era dovuto va ridato. Noi due l'abbiamo fatto. E invece il resto del panorama politico ha fatto le barricate, sono state minacciate cause legali personali al segretario generale, sono state chieste le sue dimissioni, sono state chieste le dimissioni per questa vicenda dei gettoni. Al segretario generale. Sembra incredibile, ma è vero. E dopo pochi giorni il segretario, guarda caso, si è messo in aspettativa. E non è stato scaricato solo il segretario generale, ma anche tutta l'avvocatura comunale, che aveva dato i pareri. Non vi ho mai visto così tanto attivi se non questa volta, cari politici. Chissà come mai. E ora allungate il brodo. Consigliere, vada a terminare, ha già superato il suo intervento. Può fare un discorso. No, consigliere, si guardi la registrazione, si guardi i tempi. Lei termini l'intervento, se ha qualcosa da suggerire al suo capogruppo alla sua destra, lo dirà lui nel suo intervento. Prego. No, io concludo, Presidente, se posso concludere, concludo. Cioè, allora, concludi in 10 secondi perché il regolamento io lo devo far rispettare, prego. Concludo ringraziandovi, cari politici, perché avete fatto tutto voi e questa vicenda è stata utilissima a rivelare ai forlivesi la vera faccia di chi governa questa città e anche la vera faccia dell'opposizione, della finta opposizione di centrodestra, uniti nella battaglia per non ridare quello Bene. Che avrebbe dovuto restituire per legge. Questo è ormai chiaro a tutti e il Movimento 5 Stelle sicuramente okay. Vi ringrazia. Grazie anch'io, la ringrazio anch'io. Consigliere Benini, lei ha il primo intervento in scaletta. Allora, io la metterei, se posso, su 3 punti, poi se volete ascoltarmi bene se non è lo stesso. Il primo punto è etico. Lo sapete tutti cos'è l'etica e quindi ci impone che la cosa buona si deve fare. E la cosa buona è restituire ciò che non era noi dovuto. 2, è una questione politica e i cittadini ci giudicano per i nostri comportamenti prima che non per i nostri dialoghi, per i nostri sproloqui e per le nostre azioni invece ci giudicheranno. E la buona politica, quella con la P maiuscola, restituisce ciò che non era dovuto.
E la terza è personale, perché io sono sicuro che siamo tutti sicuramente in buona fede, nessuno escluso, presenti, passati, non dico futuri perché finalmente grazie a noi abbiamo interrotto questo iter sbagliato, ma tutti noi ci dobbiamo trovare a discutere e a guardarci negli occhi tutte le mattine, tutti i giorni, tutte le sere prima di andare a letto, per cui per riuscire a guardarsi bene allo specchio senza nessun timore, cosa che io personalmente e sono sicuro anche Virginia fa, occorre essere onesti e trasparenti e di buon senso. Io ve l'avevo già chiesto nel prima commissione, facciamo una cosa di buon senso, restituiamo e poi cerchiamo di capire chi ha permesso che si facesse un errore così grave in barba alla legge. Ma non volete ascoltare, avete fatto questo giochino sciocco di attaccare il Movimento 5 Stelle su una cosa che non dovevate farlo, perché ne va della credibilità di tutti. Poi vengo al discorso del sindaco. Lei, io ne sono sicuro, lei sta facendo un'ingerenza immensa. Lei non è chiamato a decidere nulla su questo caso. Primo, perché lei non è un consigliere comunale, ma è il sindaco ed è la parte politica che governa la città, e questo è un problema di regolamento comunale sul quale è intervenuta l'avvocatura ed è intervenuto un segretario generale iscritto all'albo autorizzato per questa cosa, non un vice segretario, che è altra figura, che in questo momento dice esattamente il contrario che avete detto sulla stampa, se sono i virgolettati giusti, io mi auguro per voi di no, ma voi avete detto alla stampa che il segretario generale ha compiuto un atto in autonomia, lecito, di legge? Sì, perché era il suo compito, in autotutela l'ha fatto, del comune e dei dirigenti che hanno firmato e dei consiglieri che hanno firmato quel regolamento comunale, che saranno loro sì chiamati un giorno forse, se si configurerà il presunto reato di danno erariale. Quindi, perché scendete all'ingerenza? Perché, sindaco? Perché politicamente non le torna nulla? E amministrativamente parlando, le sta facendo una sciocchezza enorme. Grazie. Finalmente, si segue la strada che Forza Italia aveva indicato fin da subito. Perché l'avere agito con una fuga in avanti, l'avere mestato nel torbido, come è stato fatto, cercando di screditare i colleghi consiglieri, l'amministrazione per farsi belli, per apparire come gli onesti, per apparire come i portatori della legalità. Signori, qui è il principio, signori, che va salvaguardato. È il principio, perché nessuno credo non sia in grado di istituire quei quattro soldi, signori, che avete quei quattro soldi. Prendo atto che finalmente siamo arrivati a un iter che è quello che avevo auspicato. Qualcuno continua ancora a parlare di minacce. Io inviterei qualcuno a prendere il vocabolario, capire cosa vuol dire minacce. Se non ci sarà questa richiesta di dover continuare a fare il segretario comunale, io personalmente, come lista Noi che Andrei, chiederemo al sindaco di le sue dimissioni. Proprio perché questa situazione è intollerabile, non si può più andare avanti. Io l'ho già espresso in altre occasioni per altri fatti, la fiducia nei suoi confronti per il lavoro che svolge non c'è e da questo momento non ci potrà essere. Tutti i miei sforzi saranno, perché ho chiesto oggi l'acquisizione degli atti gettone per gettone di tutto l'iter che è stato, perché andrò a verificare dirigente per dirigente chi ha messo i pareri e chiederò i danni. Anche di quello che è stata la gogna mediatica, chiederò contezza anche dirigente per dirigente, chi e come ha fatto e quali tipi di provvedimenti l'amministrazione dovrà prendere. Fino alla fine, io il prossimo anno sono in pensione a costo di giocarmi la liquidazione, ma io sta storia andrò fino in fondo, questo è una cosa certa.
anche perché il modo di fare politica di questi soggetti, legati più al mondo virtuale che a quello reale, alimenta tensioni, violenze, qualcuno addirittura mi vuol prendere a sprangate, o ci vuol prendere a sprangate, in quelli che pubblica l'amico Quarneti. Quindi invito a questo richiamo alla correttezza, all'onestà, alla trasparenza, al buon senso di chi gestisce e pensa di vivere nel mondo virtuale, avviando blog, mandando in giro dei video pretestuosi. Io questi salvatori della patria, questi soggetti che continuano ancora una volta a usare il web per diffondere l'odio verso chi ritiene che sia diverso da loro, ma loro si hanno restituito quei soldi, probabilmente perché avevano paura di averli rubati. L'ho già detto, lo ribadisco, probabilmente vi sentite dei ladri e sono fatti vostri. Noi, per quello che mi riguarda, non mi sento dei ladri, non mi sento di aver preso nulla. Se qualcosa è stato dato in maniera non lecita, la Corte dei Conti dirà come, quando e soprattutto le quantità che dovrò restituire. Non certamente voi, e torno a ripetere, sarebbe ora che usate il web e quelle telecamerine lì da quattro soldi per fare una politica corretta. Rigettai il modo strumentale e politicamente barbaro con cui i colleghi consiglieri del Movimento 5 Stelle avevano già affrontato quella prima parte di discussione. Io considero vergognosa la gazzarra che è seguita poi, e questi atteggiamenti offensivi, volgari, ripetute all'ennesima potenza tramite il web tra consiglieri, credo che siano una delle cose più brutte a cui si possa assistere, che degradano anche questo consiglio. Mi sembra veramente che il livello basso di discussione a cui abbiamo assistito in questo consiglio, l'atteggiamento volgare, le offese, anche in conferenza capigruppo, anche l'ultima che abbiamo svolto alle 2 di oggi pomeriggio, anzi alle 2 e mezza, perché fino alle 2 e mezza non c'era ancora il numero per poterla svolgere, ci stanno veramente facendo dare un'immagine della politica brutta, ma brutta per tutti. La politica invece è una cosa alta, è mettersi al servizio dei cittadini, con o senza gettone di presenza. Tutti siamo qui per il bene della nostra città e mi auguro veramente che usciamo da questa, come dire, questa diatriba assolutamente priva di contenuti politici, perché qui siamo arrivati alle offese personali, non ai contenuti politici. La norma che è scritta, che ci dà il diritto a percepirlo, io lo voglio gettone da gennaio a luglio, voi avete detto che non lo date in via cautelativa, mi dovete dare la norma, la disposizione dirigenziale che mi blocca quei gettoni. Io ho fatto un accesso agli atti, Presidente, in cui chiedo la sua mail e ho chiesto il dispositivo normativo che blocca i gettoni da gennaio a luglio. Se quel dispositivo non c'è, voi mi dovete dare i gettoni da gennaio a luglio. Li darò in beneficenza, ma voi me li dovete dare, perché a me spettano, perché l'articolo 71,3 è stato abrogato a luglio e non c'è una norma di legge qua dentro, di regolamento, che blocca quei gettoni. Io li ho guadagnati legittimamente come capogruppo. E allora, tutta la fogna mediatica che è stata versata sui gettoni di presenza nei confronti di tutti i capigruppo che rappresentano i cittadini di questa città, la rimandiamo al mittente. E se vogliamo, e se chi deve fare la politica e governare questa città lo deve fare coi forconi e coi bastoni, è meglio che se ne sta a casa. Grazie. È stato detto che è stato perso del tempo, non certo per nostra volontà. Noi abbiamo semplicemente portato una proposta di delibera, però sono state fatte due commissioni, sono state fatte discussioni lunghissime. A nostro parere la vicenda era già chiusa da tempo, però non siamo certo noi che la vogliamo riaprire, però se viene riaperta dobbiamo dire la nostra, cioè purtroppo non ci si scappa. E invece volevo evidenziare solo un particolare molto importante, che è a nostro parere un po'
un piccolo, diciamo, trucchetto che è stato usato, perché qui non è stato chiesto un parere alla Corte dei Conti, perché se si chiede un parere alla Corte dei Conti si fa una richiesta alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, che è, ad esempio, che genera delle risposte di parere che sono quelle, ad esempio, che noi avevamo allegato alla nostra proposta di delibera. Voi avete detto che farete una segnalazione alla Procura, ma la Procura non dà pareri, la Procura riceve un messaggio ma non risponde mai. Quindi questa è la dimostrazione che voi volete insabbiare la questione qui e volete evitare che, diciamo, arrivi una risposta prima delle prossime elezioni amministrative. A nostro parere è così, vedremo se la risposta arriverà. A mio parere voi non avete chiesto appunto un parere, ma avete fatto solo una segnalazione che non arriverà mai una risposta. Chi? Sì. Allora, volevo fare solo un'integrazione in relazione anche a questa strumentalizzazione che è stata fatta sulla richiesta legittima e un diritto della segretaria generale di chiedere aspettative per motivi familiari, quindi che si debba strumentalizzare anche questo mi sembra ridicolo, e soprattutto ritengo anche quest'ultimo atteggiamento, usando il termine trucchetto, nei confronti di un neo segretario che sostituisce, che è anche un avvocato, mi sembra altamente offensivo. Si continua a usare dei termini, signor Presidente. Ha chiesto di intervenire il vice segretario, quindi dopo interverrà. Io, signor Presidente, mi rivolgo a lei perché credo che il rispetto verso tutti, ipotizzando che qualcuno faccia il malaffare, non può passare. Quindi mi auguro che si avviano anche altri tipi di interventi nei confronti di chi usa in maniera impropria termini e parole che non sono consentite. Volevo fare alcune precisazioni sull'intervento del consigliere Vergini, che contiene alcune inesattezze che mi permetto di correggere. Nessuno ha parlato di chiedere un parere. I pareri si chiedono in via preventiva, quando ancora una strada deve essere delineata e percorsa. Qui la strada è già iniziata, è iniziata con l'atto di messa in mora, che contiene anche la diffida da adempiere, perché un atto di messa in mora poteva anche semplicemente fermarsi alla messa in mora per impedire l'effetto interruttivo della prescrizione, demandando poi all'organo preposto, che è la Corte dei Conti, l'accertamento o meno se si verificano i presupposti per l'azione di ripetizione. Invece è stata anche inoltrata la diffida da adempiere, dando un termine essenziale, quello dei 120 giorni, che presuppongono, in caso di mancato adempimento, un'azione esecutiva nelle forme di legge. In questa fase, quindi, la richiesta di un parere non ha nessun senso, perché una strada è già stata percorsa. Il punto però è che vanno accertate non solo la effettiva sussistenza di un danno erariale e le modalità di recupero, ma a mio parere anche, se sussiste danno erariale, chi l'ha causato, perché nessuno ha mai usato fino adesso la parola chi, quindi come, quando, dove, ma anche chi. È per questo motivo che verrà inviata alla Corte dei Conti una segnalazione, che non è assolutamente vero che non porti a nulla, altrimenti vorrebbe dire che la Corte dei Conti regolarmente ometterebbe di compiere gli atti del proprio ufficio. E voi sapete bene che partono tanti procedimenti, che sono dei veri processi contabili, per l'accertamento delle responsabilità erariali. È anche vero che la Corte dei Conti non è tenuta a dare notizia se parte o se non parte, per cui ha 5 anni di tempo, decorsi i quali potrebbe non dar corso a nessuna azione. Ma questa è la legge che lo dice. Io mi limito a dire che, visto che sono stati denunciati ipotetici comportamenti da parte mia, dell'amministrazione comunale, della parte del potere politico, respingo le accuse di ingerenza nei confronti di altri poteri, del segretario generale prima e del vice segretario oggi. Sono due espressioni dei poteri di questo comune, quello politico, che è sintetizzato dalla mia figura, e quello giuridico, che è sintetizzato dalle figure, che marciano separatamente, dialogano, a volte non dialogano, a volte dialogano, ma sono
autonomamente gestiti, in questo caso dai dirigenti, segretario o facente funzione, che si assumono poi le loro responsabilità, perché gli atti conseguenti sono sottoscritti unicamente da loro.